Allora, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere in tanti presenti oggi in questo bellissimo chiostro. Io sono Piera Ligori, la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica e Martignano. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia che con attenzione e sensibilità è la guida della nostra comunità dell'Arcivescovo Metropolita di Lecce. E lo ringrazio per aver promosso questo incontro intanto e soprattutto anche per averlo promosso in questo bellissimo chiostro, perché io penso, Sua Eccellenza, che i luoghi ricchi di arte, di bellezza, sicuramente influenzano la ricchezza delle emozioni, e noi stasera in questo incontro sicuramente fruiremo di questo spazio e soprattutto della opportunità di questo prezioso incontro. Prego. Buonasera a tutti, egregio professor Pepe e cari sacerdoti, educatori, carissimi giovani, ricevere voi tutti in questo prestigioso luogo e ringrazio gli uffici diocesani di pastorale scolastica, di pastorale giovanile, gli uffici oratori e sport per la bella idea che hanno avuto di convocarci qui stasera per riflettere sui temi dell'educazione. In particolare voglio rivolgere il mio più sentito benvenuto e sincero a lei, illustre relatore, che ci parlerà proprio dal cuore della nostra diocesi, questo antico chiostro del seminario. Infatti è significativo il luogo che abbiamo scelto per ascoltare la sua lezione. Questo chiostro per tanti secoli ha visto passare generazioni di ragazzi che si formavano per rispondere alla vocazione del Signore per trovare la strada per la felicità della propria vita. Non siamo in grado di dire quale percentuale è arrivato fino alla fine del cammino, ma l'importante è che le prime nozioni, indicazioni anche della formazione, parliamo di quelle che erano una volta le scuole medie, no? Sono formate qui fino al ginnasio, al liceo. Ed è significativa anche la presenza di educatori, genitori, docenti della nostra diocesi che continuano ad educare e formare le nuove generazioni con le difficoltà, i successi, gli insuccessi che quotidianamente si possono registrare. Papa Francesco, nel messaggio che ha scritto per il lancio del Patto Educativo Globale, ricorda che ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per questo è necessario costruire un villaggio dell'educazione dove, nella diversità, si condivida l'impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte. Scuola, famiglia, oratori parrocchiali, associazioni, possano essere questo villaggio formativo e i formatori possono essere sempre più figure autorevoli in una società che ne ha bisogno. La storia della Chiesa è stata costellata da santi educatori che hanno formato spiritualmente e umanamente tanti giovani e ragazzi. Ci aiuti anche lei a restare su questa scia formativa per essere a servizio dei più piccoli, dei più giovani, i quali continuano e devono continuare a sognare, ma a camminare con le proprie gambe. Grazie. E allora io ringrazio anche Don Luca Nestola, come ha detto Sua Eccellenza, direttore dell'Ufficio Oratori e Sport, che chiamo, e Don Alessandro Mere, direttore dell'Ufficio Pastorale Giovanile, per la perfetta organizzazione, che con il loro
supporto, daranno anche con i loro chiarimenti, con il loro intervento, daranno anche qualche chiarimento all'inquadramento dell'incontro. Prego. Solo un benvenuto a tutti e grazie professore per aver accolto l'invito di questa sera. E non voglio rubare neanche un secondo se non per dirle soltanto grazie, perché il suo contributo è prezioso, perché mette in crisi l'adulto, mette in crisi noi. Ogni volta che noi ascoltiamo, e lo facciamo sovente, perché davvero troviamo concreto quello che lei dice, non è sopra le teste delle persone, ma scende nella concretezza della vita di tanti genitori, di tanti educatori, anche di noi sacerdoti. Per cui grazie, perché ci mette in crisi, perché ha questa capacità, ed è una crisi positiva quella che lei riesce a innestare dentro di noi. Per cui la ringraziamo anche di quello che questa sera ci dirà. Grazie professore, anche da parte mia. Questo incontro di oggi si colloca all'interno di un progetto più ampio che stiamo portando avanti da alcune settimane, che è stato finanziato dalla Regione Puglia insieme alla Regione Ecclesiastica Puglia, e che permetterà alle comunità di approfondire il tema del bullismo che a volte anche c'è nei nostri ambienti. Quindi credo che sia necessario ascoltare oggi la sua voce e permettere anche a tanti professori, educatori, ma anche genitori, di riuscire a captare a volte tante situazioni che magari non riusciamo a notare nella quotidianità. Grazie anche, lo dico già da adesso, a Nova Libera Arts, nella presidente Emanuela Rucco, che ha permesso anche di avere contatti con il professore Crepè, che noi veramente desideriamo questo incontro da tanto tempo, quindi ci ha permesso anche con facilità di raggiungerla e di averla qui oggi tra noi. Grazie e buona serata a tutti. Allora, il professore Paolo Crepè non ha bisogno di presentazioni. Per le poche persone che non conoscono appieno tutta la sua attività, io dico che è psichiatra, sociologo, saggista. Da anni incontra in Italia e all'estero genitori, insegnanti, educatori. E attraverso la sua esperienza professionale e poi con il suo lavoro di ascolto riesce a produrre testi in cui, con una prosa intensa e ricca, fa un'analisi approfondita dell'individuo, dei rapporti, delle emozioni. Io ricordo qualche titolo recente: Oltre la tempesta, La fragilità del bene, Vulnerabili, ma anche Baciami senza rete, L'autorità perduta, Educare oggi, Sfamiglia, La gioia di educare. Ecco, in tante conferenze, seminari, eventi, presentazioni di libri, interviste, si spende, come diceva prima Don Luca, con passione e con impegno. E io penso che anche qui a Lecce il fatto che l'uditorio sia così diversificato, perché ci sono sacerdoti, docenti, medici, genitori, operatori degli oratori, dirigenti scolastici, ecco, testimoniano che c'è tanto apprezzamento per la sua competenza, professore, per la sua autorevolezza, ma anche per il suo modo di esprimersi con chiarezza, qualche volta anche senza filtri, come è giusto che sia, ma sempre e sicuramente senza ipocrisie. E ripeto, il fatto che questo bellissimo chiostro sia così ricco di tanta partecipazione vuol dire che c'è interesse per il tema che stiamo trattando oggi e tanta passione per le nuove generazioni. E allora lascio a lei la parola. Quale adulto in famiglia, nella scuola e nelle comunità, per una crescita armoniosa delle nuove generazioni? Prego.
Buongiorno, grazie. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questo invito. Ringrazio lei, Sua Eccellenza, per aver pensato a me. Io non so perché lei ha pensato a me, veramente, però poi se ne pentirà. Però ormai ci sono. E quindi... No, è che mi piacerebbe che fosse come lei dice, che questo mondo fosse molto occupato e preoccupato per il futuro dei giovani. Non so se sia esattamente così, nel senso che se così fosse, certe cose non accadrebbero. Cioè, se io devo commentare, e lo devo fare un giorno sì, un giorno no, di giornalisti che mi chiamano da ovunque il paese, perché non è una questione legata alle latitudini o alle culture, di episodi i cui soggetti sono tredicenni, quattordicenni, quando sono grandi sono quindicenni, che bevono come dei soldati di ritorno dalle battaglie, vanno in discoteca col coltello del pane, che non è proprio il modo più amichevole per andarci. E tutto questo avviene, io credo, senza che nessun adulto abbia qualcosa da ridire, a meno che non accada il fattaccio. Se accade il fattaccio, allora ne parliamo tre o quattro giorni, tutti si battono il petto e poi si ricomincia. Perché questo è. Io tre giorni fa ho fatto una conferenza con il questore di Roma, che a commento di una serie di interviste che erano state fatte dal TG3 a notte inoltrata a Roma. Gli intervistati erano tutti minorenni. Alla domanda più semplice, questo che hai in mano, questo bicchiere, è il numero? Il numero più basso che ho sentito è 8. Allora, cerchiamo di capirci, perché sennò queste cose qui non servono a niente. Allora, se un padre ed una madre danno dei soldi, perché 10 spritz a casa mia costano, non so se a Lecce siano gratis. No. Sono gratis? No, certamente no. Perfetto, allora li devi pagare. Quindi devi avere i soldi in saccoccia. A 14 anni sarà difficile che siano dei lavoratori che hanno messo via i soldi per andare a bere. Bene, allora vuol dire che li danno papà e mamma. Allora, se tu, papà e mamma, sai perfettamente che questi soldi che dai vanno a finire in 10 spritz, se va bene, un po' di fumo, perché quello non si può negare a nessuno, e forse qualche altra cosina, secondo me l'unica definizione possibile è che i genitori sono diventati dei pusher. Così io li chiamo, perché uno che dà i soldi a chi dà droga, e come lo chiami? Non è per fare il fenomeno o usare delle frasi forti, è così. Perché non credo che vadano a finire in una libreria quei soldi, non credo che vadano a finire in una onesta pizzeria dove ci si incontra, ci si diverte. Nulla di tutto questo. Uno. Due, l'età sempre più precoce. Ma perché? Ma è evidente che questo è una richiesta di una parte del mercato. Non è che è avvenuta così, perché ci siamo incontrati e abbiamo detto, beh, quello che fa il ragazzo o la ragazza di 17 lo deve fare anche quello di 14 poi 13. Pesaro,
Perché voi penserete che io sono strano. No, è che siete strani voi. Pesaro, telefonata, quattro ragazzi, io li avrei chiamati bambini. Il più grande ha 12 anni, il più piccolo 10, armati di cric, quelli delle automobili, quindi pure pesante. Spaccano tutti i vetri dell'autobus del comunale e non contenti, perché è preda ai fumi di alcol, spaccano tre macchine. E poi il giornalista chiede a me che bisogna fare. E io dico, scusi, ma che domanda è? Non c'è da fare niente, perché la giustizia non può fare niente. C'hanno 10 anni. Non si può fare niente. Che vuoi fare? L'unica speranza è che ci sia qualcuno che al ritorno a casa si arrabbi. Ma non per il fatto in sé e per sé, ma per la prospettiva. Perché se io passo 3-4 giorni alla settimana ad ubriacarmi, poi sono uno che studia? Ma com'è possibile, scusate? Non è possibile. E se non studia, cosa succede? Se non studia, viene promosso. Sì, purtroppo lei è un'insegnante, fa parte di questo, come possiamo dire, abbassamento della perché ci siamo arresi noi, voi, tutti. Perché se alla maturità, adesso tra neanche un mese, il 99%, statistica, dei ragazzi e delle ragazze che devono fare la maturità saranno promossi, la scuola è fallita, totalmente fallita. Cioè, coi libri in tribunale, ma da un po'. Scusate, qual è il messaggio? Il messaggio è semplicissimo, che tu studi, che non studi, è la stessa cosa. Tanto cosa? Tanto succederà che cosa? Che il nonno muore e ti lascia l'appartamento. Questa è la speranza, perché se non sai fare niente, cosa puoi fare? Scusate se è un gioco logico, ma voi pensate davvero che uno che non ha fatto niente a 30 anni, scusi, sulla via di Damasco, non voglio rubarle le parole, e poi diventi un grande manager, uno che gira il mondo, che fatica, ma per carità di Dio, toglietevi il 30%. Dei ragazzi e delle ragazze in Italia, che è una statistica in crescita, il 30% dei ragazzi e delle ragazze con meno di 30 anni non studia e non lavora. Allora uno dice, stanno morendo di stenti, di fame, di sete, di dormono sotto i ponti, di disgraziati, ma stanno meglio di tutti voi. Perché? Perché gli diamo i soldi. Scusate, se uno può permettersi di non studiare e di non fare alcunché, e poi pure lo Stato gli dà 800 euro al mese, ma scusate, abbiate pazienza, io ho un'età, essere preso in giro, francamente, mi dispiace un po'. È ovvio che sia così. E questo cos'è? Il futuro di questa nazione? Cioè noi dovremmo essere, adesso lasciamo stare la orrenda guerra di cui, se voi volete pensare che cosa, sapere cosa ne penso, lo dico in due parole, ma non è questa la serata. Comunque c'è il mondo, c'è l'Europa, c'è l'America, Sud America, c'è l'Africa, c'è l'Asia. Bene, e noi pensiamo di poter andare a lavorare nel mondo, a esportare, a importare, a fare negozi come da secoli e secoli abbiamo fatto, senza merito. Non sta né in cielo né in terra. No. Qualsiasi buon mercante di stoffe di Costantinopoli aveva merito. Sapeva scegliere il velluto buono da quello scarso, la seta buona da quella scarsa. E se uno non sa fare niente,
casa mia sta, si dice così. Allora questo è un problema che io vorrei capire, se è un problema che ci preoccupa o se invece alla fine brontoliamo ma poi ci va bene così. L'altro giorno una madre mi ha detto: ma se io dico di no a mio figlio quindicenne che voleva uscire in nottetempo, ovviamente non a mezzogiorno, lui ha detto che spacca tutti gli armadi di casa. Io dico: ma dove siamo arrivati? Cioè, con degli orchi in casa che ti spaccano tutto se tu gli dici un no. Al primo no ti spacca tutto, e per forza, perché il primo no gliel'hai detto a 16 anni. Se tu gliel'avessi detto da subito, anzi sussurrando finché era nel grembo materno, forse avrebbe capito che qualche regola forse ci vuole, o no? Non possiamo essere sotto ricatto, non sta né in cielo né in terra. Come possiamo pensare che se uno non fa niente tutto continua come prima? Se un ragazzo, caso di cui ho parlato spesse volte, perché è molto metaforico, dice ai suoi genitori, anche lì 15-16 anni, istituto tecnico: io quest'anno vado in sabbatico. Già, questa è un'invenzione interessante. E io dico alla madre: e voi che cosa dite alle pretese del giovanotto? Ci dica lei cosa dobbiamo fare. Dico: io se volete ve lo dico, ma è semplice. Voi non dovete fare niente. Se lui non fa niente per se stesso, voi non dovete fare niente per lui. E che cosa vuol dire? Niente. Riso in bianco. C'è qualcuno che ha il coraggio di farlo? No, perché quando dico questa cosa ridono tutti. Poi domani mattina c'è qualcuno che ha il coraggio di farlo? Di prendere il telefonino, di buttarlo dal sesto piano? Di chiudere internet? Di dire che tu non vai da nessuna parte, nessuna discoteca, nessun bar, da nessuna parte? C'è qualcuno che ha il coraggio di fare questa cosa qua? Perché se c'è qualcuno che ha il coraggio di fare questa cosa, io mi complimento. Bravo. Molto bene. Lei è con lui. L'ha portato apposta per rimarcare la... Sapendo cosa avrei detto, lei è... No, ho capito, io sono contento quando un genitore porta un ragazzino, perché così io dico, poi stasera gli potete dire: l'ha detto Crepè. Non lo so, lei fa bene a fare così, ma lei fa bene a se stesso. Come? Non so se sia un'eccezione, io non faccio lo statistico. Io sto dicendo che lui, questo signore padre, sta facendo del bene a se stesso, perché se fai così, poi l'adolescenza e l'età di giovane adulta diventerà anni belli, interessanti, dove ci si confronta sulle varie scelte che un ragazzo o una ragazza possono fare. Ma se no diventa un incubo. Ma un incubo. Quindi non è che lo facciamo perché siamo buoni, Babbo Natale, queste cose qua, lo facciamo perché così abbiamo cioè invecchiamo meno drammaticamente, io credo, perché avere una persona che sta in casa, sdraiato sul divano, a 30 anni e consuma e basta, perché consuma. Non consuma denaro, energia elettrica, consuma i nostri nervi, consuma tutto. Io penso che una soluzione ci sia. La prima è vendere il divano. Uno vende il divano oppure lo regala alla nonna che magari ne ha più bisogno, giusto? E quando il giovanotto rincasa dice: dov'è il divano? Non c'è più. E come si fa? Si sta in piedi.
chissà che stando in piedi ti venga qualche idea, o no? Per esempio quella di sloggiare. Ma da che mondo è mondo? Ma scusate, quando eravamo miserabili, uno a 18 anni andava via, non perché aveva dei genitori che avevano letto la Montessori. Non funziona così. È che c'era un'economia tale per cui in casa mantenere 4-5 persone non era possibile. Quindi uno prima si trovava il lavoro, meglio era, la signorina si accasava e così anche lei fuori era un'altra di meno, eccetera, eccetera, perché questo era l'economia. Oppure rimaneva uno che manteneva i campi del padre nel frattempo invecchiato. E adesso perché abbiamo qualche soldo in più non ragioniamo più così? Io lo trovo molto deludente. La seconda ragione per cui ho qualche dubbio che questa nostra cultura, eccetera, sia pensata per il bene dei ragazzi, per il futuro, è A, quello che abbiamo fatto durante la pandemia, un disastro assoluto. La DAD è stata un'invenzione diabolica per far del male ad una generazione. Perché stare? Un giovane prete di campagna, che io ho più scusi, lei è una persona importante, io di solito vado con la base, con quelli che parlano dialetto, quelli. Questo disperato perché non sapeva più come connettersi con gli altri, con i ragazzi e le ragazze che frequentavano sto parlando di una zona dell'Appennino, mi dice, mi dia una mano, mi dice, no, dico, cosa possiamo fare? Guardi, io lavoro per lei e faccio sì che quella sera alle 9 siano tutti davanti alla cosa, usiamo una piattaforma così finalmente ci parliamo. Dico, va bene, alle 9 ci vediamo. E ci vediamo, ce ne erano tanti, anche divertente. A un certo punto vedo, io i ragazzi e le ragazze li giudico come il pesce al mercato, dallo sguardo, l'occhio. Se c'hai la palpebra abbassata, è finita, precocemente finita. Se c'hai lo sguardo attizzato, c'è una speranza. E ce n'era una con lo sguardo attizzato. E io dico, ma scusa una cosa, ma non vedo bene dove sei. Mi sembra un luogo buio. E dice, beh, sì, è un po' buio, ha ragione, io sono in soffitta, mi fa lei. Dico, nella soffitta della tua casa? Certo. Ah, tu ti sei messa in soffitta per fare questo collegamento? No, sono 4 mesi che sono in soffitta. Ah, dico, dice, certo, ovvio. E scusami, ma perché 4 mesi in soffitta? E questa sorride e mi dice, ma scusi, le posso fare una domanda? Ma se lei avesse la mia età, sarebbe stato 4 mesi con sua madre in cucina? E io gli ho detto, guarda, adesso che mi ci fai pensare, ma neanche morto. Sarebbe stata una sventura colossale, avrei fatto qualsiasi cosa, ma non perché non volevo bene a quella donna che l'ho adorata, ma perché per me l'amore ha anche una certa distanza, mi permette di provare cose che magari sono errori, cado e mi risalgo, e questa è la vita, no? La vita è indipendenza, perché sennò sarebbe un disastro assoluto. Quindi aveva ragione quella ragazza. Non è stato così in altri paesi, non venite a dirmi che era un'emergenza, tutte queste sciocchezze qui, per favore, risparmiamocele, perché non è così. In paesi minimamente più intelligenti del nostro, per esempio, hanno lasciato che i ragazzi e le ragazze, gli adolescenti, potessero continuare a fare attività sportiva, che è un'idea ovvia se ci pensate, no? Almeno si sfogano
della serie, si sfogano, si incontrano i 4-5, chiudi le docce, perché quelle sì sono pericolose dal punto di vista pandemico, e tutto il resto vai, corri dietro un pallone, piove, non piove, ma chi ci ha mai pensato a quell'età lì? Quindi questo avremmo potuto fare, questo abbiamo deciso di non fare, per una ragione molto semplice. La gestione della pandemia è stata una gestione di persone che si occupano di corpi, non di anime. Scusi, non voglio entrare in concorrenza. Però siamo diciamo quasi colleghi, nel senso che io mi occupo delle menti, dell'anima, delle emozioni. Come fai a pensare che una persona sia solo una montagna di cellule? Ne abbiamo parlato per 2 anni, delle persone come montagne di cellule. Ma ci voleva Marconi per capire che una signora di 85 anni all'RSA non poteva bastarle un iPad per vedere la nipote. Ma che crudeltà è? Ma metti una stanza, metti una doppia parete di nylon spesso, che abbiamo usato per i, guarda caso, per i ristoranti, ma non per le RSA, chiuda parentesi, perché quando c'è il soldo ci vengono le idee, altrimenti ne vengono meno. Perché? Perché quella nonna vede la nipotina arrivare lì, è un'altra cosa. Vede che si è tagliati i capelli, vede che è cresciuta, vede che è diventata una signorina, no, vede queste cose. Questa cosa qua, sapete come si chiama? Cura. Fa parte integrale, fondamentale della cura, che è cosa diversa dalla terapia. La terapia, io ci metto 3 minuti a riempire di farmaci un pezzo di carta. La cura è assai complessa. La cura è anche questa, è la cura, incontrarsi, parlare, vedersi, perché se no come si fa? Ognuno a casa sua. Guardate, non sto dicendo cose scontate, non sto dicendo qual è il futuro del lavoro. Allora, vi racconto una cosa brevissima. Grande gruppo finanziario inglese che si occupa di immobili, per la prima volta investe molti soldi, non a Milano, che sarebbe stato abbastanza scontato, non a Roma, che sarebbe stato abbastanza, ma a Torino, cosa che non era avvenuta, non con quella quantità di denaro. Compra 2 blocchi. Uno non lo può toccare perché è in piazza San Carlo, l'altro che è dietro sì, e questo ovviamente lo sapevano prima, per cui si può buttare giù e rialzare. E qual è lo slogan? Costruiamo la casa del futuro. Quando ho letto questo ho detto, ah, questa sì che è una bellezza, e come sarà sta casa del futuro? No? Se c'è uno, perché questi non sono scemi, se mettono tutti questi soldi, avranno fatto ricerche, avranno fatto indagini, avranno chiesto ai sociologi, agli urbanisti, agli architetti e via. Bene, sapete com'è? Ma semplicissimo, un po' anche banale se volete. È una casa, ovviamente stiamo parlando di cose che non è che costano proprio, non proprio di condomini popolari. Una casa dove c'è la camera da letto, dei ragazzi, dei genitori, il salotto, la cucina, il bagno, in più c'è lo studio di papà, in più c'è lo studio di mamma, in più c'è lo studio dei ragazzi in caso facciano didattica a distanza. Tutto studiato in un certo modo, per cui l'avvocato ovviamente ha i suoi clienti che non entrano
dall'entrata di casa con ragù che gira, non è elegante. Quindi c'è un'altra entrata, quindi è tutta una serie di cose studiate. Ovviamente costa molto di più, questa è la prima osservazione che dovete fare. Certo, ti rispondono loro, ma tu dopodomani chiudi il tuo studio in via Garibaldi. Quindi risparmi nello studio, risparmi in benzina, risparmi in cosa? Stai tutto in casa. Mamma mia, un incubo. Cioè, nessuno esce più. Ma chi siamo pazzi? Ma per dare ragione a chi? A chi vende i cosi, il computer? Ma scusate, ma lei l'ha detto, quanti secoli ha questo luogo? Quanti? 3, 4, 5? Bene, e perché l'hanno fatto? Perché la gente si incontrasse. Cioè, non c'è un chiostro a distanza, capisce? Cioè, non faranno un chiostro smart, cioè dove non c'è nessuno. Perché sarebbe un incubo, perché è bello venire qui, immagino che lei ha detto generazioni sono cresciute incontrandosi, parlando, formandosi, bla bla bla, uscendo, bevendo qualcosa, eccetera eccetera. Se noi con un colpo di spugna, per quale ragione ancora vorrei capirla totalmente, chiudiamo tutta questa parte, ma questo è un cambiamento antropologico di un'importanza enorme che mai è stato azzardato. Io non so il risultato di tutto questo, non lo so. Tutto sta andando in questa direzione. Scusate, Netflix che cos'è? È un modo per non andare al cinema. Questo è. Pure, tra l'altro, trasformando il grande cinema in un cinema abbastanza mediocre, scusate, perché il grande cinema erano 2 ore meravigliose su un telone enorme, adesso sono 20 minuti della serie S.5, no? No, francamente anche un po', no? È la storia di quel campione, è la storia di quella, tutte storie, tutte cosette fatte in 4 e 4-8. Ma perché dobbiamo inseguire la mediocrità? Perché noi che siamo stati terra di geni, anche cinematografici, dobbiamo dire di sì a questo? Per evitare di uscire perché prendi freddo? Qual è la cosa? Ma dietro il cinema c'è il mistero, c'è una sala buia, ci sono delle cose bellissime. Poi vicino ai cinema erano da sempre nate tutte le pizzerie. Perché tu andavi al cinema e poi andavi a mangiare la pizza, a discutere di quello che avevi visto. Io sono tornato nella mia città, Padova, dove sono cresciuto, non ci sono più cinema e non ci sono più nemmeno le pizzerie. Le pizzerie sono tutte in periferia. Vuol dire che il centro alle 5:30 del pomeriggio è morto. Ma è uno spettro, non è una città. La città è civiltà, è incontro. Un'osteria che voi... Io sono veneto, per me è un luogo celebre, dove si sono celebrati fasti inenarrabili. Ma era un luogo del pensiero. Cioè tu vai in un posto, bevi un goccio, incontri 4-5 amici, ti inventi una cosa, c'hai un progetto, c'hai un viaggio che ti piacerebbe fare, hai conosciuto una donna, cioè, tu qualsiasi cosa tu abbia nella tua vita ti confronti e ne esce qualche cosa di meglio. Perché tutto questo è azzerato a fronte di una cosa solitaria? Perché amiamo così la solitudine tecnologica? Cosa c'ha di così
interessante, francamente. Steve Jobs, che non era uno proprio contro la tecnologia, quando incontrò un giornalista un po' petulante che gli faceva tante domande, a un certo punto gli disse: ma in questo grande grattacielo della Apple, adesso che abbiamo parlato, vorrei andare nei piani dove stanno i creativi, disse questo povero uomo. E lui disse: guarda, è inutile che guardi in su, perché i creativi non stanno in su. Ah, dice, allora giù. Dice: sì, sì, certo, giù, ma giù, giù. E giù dove? Al piano strada. E cosa c'è al piano strada? La caffetteria. Tu vuoi un luogo creativo? È la caffetteria dove incontri persone che non immaginavi di incontrare. Così nasce la creatività. Non nasce per incontri programmati con persone che conosci già. Tu esci, incontri, se sei curioso, se sei aperto alle persone, al mondo, incontrerai. Così è nato il cubismo. Il cubismo è nato in una maniera semplicissima. A Picasso l'avevano invitato e lui non ci voleva andare. Un signore, lui non amava queste cose, stiamo a Parigi ovviamente, e questi gli amici gli dicono: guarda che questo c'è un sacco di soldi, vuoi magari ti compra dei quadri, andiamoci che è meglio. Alla fine va, grande casa, meraviglioso, lui ancora era all'inizio, era ancora in una fase classicista, diciamo, della sua pittura. E siccome si scocciava tutte queste signore, signori, così, ha cominciato a girare un po' per la casa, come fanno i maleducati intelligenti, perché vanno a cercare qualcosa che non dovresti cercare, però quando la trovi è utile. Ad un certo punto entri in una grande sala dove questo signore teneva una grandissima collezione di sculture africane, enorme, poi si seppe che era uno delle più grandi di Francia, e lui si mise proprio per noia, perché la noia, guardate che la noia è rivoluzionaria, quando c'hai la noia cominci a scoprire, e guarda ste facce scolpite nel legno e vede ste donne divise 4, un altro signore diviso 2. La storia dice che quella sera stessa, tornando, lui abbia detto a se stesso: ma se io facessi un ritratto di quella signora famosa che mi chiede sempre un ritratto e lo facessi, e lo fece, è diventato un capolavoro del Novecento, lo facessi diviso 6, prendo quella faccia da tonta che c'ha e la divido per 6, diventa una cosa interessantissima. Nasce il cubismo. Semplice, no? Se fosse stato a casa sua, se avesse visto un tutorial sul cubismo, sarebbe rimasto un imbecille. Ma per fortuna non c'erano i tutorial. C'era il consumare le scarpe, l'andare a vedere le cose, il non essere mai sazi di nulla, perché qualsiasi cosa può arricchirti e darti cose che non potevi sapere. Il mio vecchio maestro, che era un armeno, diceva la sera, che era già anziano lui, io giovane e lui anziano, la sera conosce cose che il mattino nemmeno si immagina. Meraviglioso, l'unico senso di invecchiare. Pensa se fosse il contrario, sarebbe un disastro. Allora questa curiosità perché non gliela diamo ai ragazzi? Perché? Perché non li istighiamo a vedere questo mondo? Adesso questo signor Zuckerberg, che immaginerete voi, a me non sta molto simpatico, devo dire la verità. Ma cos'è questo jeans tagliato, la sneaker, che costa $1,500, però insomma un po' così da...
No, non c'ha il portafoglio, per forza c'è una carta di credito, si compra mezzo pianeta. È un po' antipaticuccio, arrogante. Quando fece il primo Oculus, che è quello che adesso in maniera elegante chiama metaverso, era un accordo tra lui e Samsung. 18 miliardi di dollari, non proprio argent de poche. Bene. E quando gli chiesero, ma come mai lei mette tutti sti quattrini in questa cosa, dice, perché io ho pensato a mia figlia, che all'epoca credo avesse 3 anni, e ho pensato, siccome io e mia moglie abbiamo ovviamente i genitori in vita, siamo giovani, però purtroppo siamo in America, quindi stanno a 4.000-5.000 chilometri da qua. E quindi cosa ho pensato? Io che non sono un affarista, io sono un benefattore dell'umanità. Io ho pensato, metto una telecamerina nella sala dove la bimba già miliardaria gattona, e online, live, queste immagini imperdibili vanno nell'Oculus del nonno a 4.000 chilometri di distanza, attaccato alla spina e in fianco mezza bottiglia di whisky per passare la sera. Hai visto? Dico, quanto buono sono io. Evito che il nonno faccia... No, la cosa all'aeroporto, prenda, no, arriva a New York, che, no, che metti che la scala dell'aereo sia pure ghiacciata, ci rimette il femore, evitiamo tutte queste cose qua. E il nonno dove sta? In una poltrona. E che fa? Guarda attraverso l'Oculus. E quando si alza? Mai. Solo per andare in bagno. Però troveremo una soluzione anche per quello. Deve stare immobile. Allora, io non ho vissuto così, ma me l'hanno detto, ma ho anche delle vaghe rimembranze. I miei prime settimane, forse anche mesi, io sono stato in un luogo assai interessante, che era il décolleté di mia nonna, che essendo essa romagnola, era come un eliporto, diciamoci la verità, era enorme. E io stavo là. Altro che Oculus. Io sentivo tutte le chiacchiere di casa, non capivo niente ovviamente, però era una cantilena per me, ogni tanto una carezzina, la pappa, le cose, gli odori della cucina. Pensate, un'istigazione ai miei sensi. In più, l'odore del burro d'arco con cui lei si cospargeva con abbondanza, cosa che io ricordo perfettamente. Allora, io è meglio questo antico, ottocentesco modo di tirare su un bambino, o è meglio la solitudine di quel bambino che gira intorno a una telecamera? Ditemelo voi. È logico, no? E invece non è logico. È talmente logico che non lo è. Secondo esempio, 2 ragazzi, prima della pandemia, a New York, 25 anni circa. Io premetto, non mi faccio mai i fatti miei. Ho imparato che così si impara. Se origli, no, non per carità, cose private, però se senti i discorsi della gente, eccetera, eccetera, impari delle cose. Questi 2 ragazzi stavano lì, ho capito che uno lavorava a Google e quell'altro non so che diavolo facesse. A un certo punto uno dice all'altro, ma tu il fine settimana che fai? E lui dice, beh, io con la mia ragazza andiamo in barca, abbiamo una barca a vela, Newport, 1 ora, un po' di più, e quindi andiamo là. E quell'altro insisteva, ma là dove? A Newport, fuori. E dove esattamente non dipende da me, dipende dal vento, visto che è a vela. Sì, ho capito, ma... E dici, ma insisti?
Dico, dipende da che vento ci sarà. Sì, ma io volevo sapere, ma voi andate dove, anche dove non prende? E questo fa così, dice, no, dove non prende non si può. No. E quindi non siete liberi? No, non siamo liberi. A quel punto intervengo, ho trovato il momento giusto. Scusate, non è per fare, è una domandina così, poi vado via, non vi preoccupate. Ma siccome quel luogo è a me noto, anche perché ci andavo a vela, dico, ricordo bene o al largo c'è il passaggio delle balene? Dice, no, lei ricorda benissimo. Sì, è 13-14 miglia fuori. Quindi dove non prende? È certo, dove non prende. E lei decide di andare dalle balene o di rimanere dove prende, che magari telefona alla mamma e risponde? Questa è la scelta del futuro. Siamo noi che governiamo le tecnologie o le tecnologie che governano noi? È più importante un WhatsApp di un cretino che ti dice dove vai a bere stasera o è una cosa stupenda vedere sti cetacei che entrano e escono con una maestosità indimenticabile? Questa seconda cosa rimane in tutta la vita, almeno nella mia vita, indelebile. Le telefonatine, francamente, 99% le possiamo evitare, perché sono cosa hai mangiato, cosa non hai mangiato, queste possiamo anche un po' evitarle eventualmente. Voi non riuscite a evitare un'altra cosa, perché le cose si fanno complicate. A scuola succede una cosa che io mai avrei pensato, ma forse a Lecce non succede, però altrove purtroppo. I gruppi di WhatsApp dei genitori. Voi a Lecce, secondo me, non li avete. No, siete troppo avanti. Altrove non sono così avanti e fanno i gruppetti dove le mammine e i paparini si scambiano le foto, i messaggi su questi disgraziati dei figli, perché sono dei disgraziati, perché avere... vivere, no, al Grande Fratello tutti i giorni, è una cosa terrificante. Non è una cosa. Viene da me una signora e mi dice, dopo un po', dice, io le voglio parlare del gruppo WhatsApp. Dico, guardi signora, abbia pazienza, questo è proprio l'unico in questo studio mio, è un argomento che a me dà un po' di cosa, acidità, non so come, quindi se potesse evitare. No, io sono venuto per questo e devo farle vedere una fotografia. Dico, vi faccio vedere questa fotografia. Arriva con sto telefonino e vedo il collo di una bambina con un graffio. Ho detto io, mamma mia, ma io non pensavo che potesse succedere una cosa del genere. Un graffio durante l'infanzia, ma è una cosa terribile. Dico, io spero che abbiate impiccato la maestra al centro del cortile della scuola. È intollerabile una cosa del genere. Tu pensa come si non cresce con dei genitori che tutelano tutto, è il contrario di tutto quando non devono tutelare, e non tutelano quando dovrebbero tutelare. Quindi è giusto che a 13 anni tu vada a fare seratona in discoteca cominciando alle 11 e vai avanti fino all'alba. Ma se succede un graffio alla scuola media, no. Imprenditore, anche questo non è di legge, mi parla del figlio, dei rapporti con suo figlio, 16 anni. Dice, insomma, no. C'è dei problemi, però dico, ma com'è la vostra comunicazione? Buona, parlato? Come? No, guardi,
oso dire io conosco mio figlio come le mie tasche. Ah, però, dico, sa, perché non è che succede così spesso, dico, e come avviene questa conoscenza, come è cresciuta? Dice, parlate molto, le cene, no. Io l'ho geolocalizzato. Cioè, io ho un computer con cui faccio tutti i miei affaracci personali, perché quelli mi interessano, mani, e poi c'è una finestrina dove c'è questo circoletto, che sarebbe mio figlio, è un circoletto verde, pensa a te, che riduzione al nulla, che ti dice che sta andando in via Cavour, che forse gira a sinistra in via Leopardi. E questo, quando tu sai questo, tu conosci un figlio, no? Vorrai mica fare altre domande più complicate, tipo sei felice? Adesso la felicità, basta sapere che non vada al bar dello sport, che è pericoloso, tutto il resto va bene. Vedete la nostra indifferenza? Questa indifferenza bella e buona, è terribile, e loro se ne accorgono. Crescono indifferenti, però lo siamo noi. Perché se tu sai che per tuo padre tu sei un circoletto verde che si muove in una cartina immaginaria della città, vuol dire che tu a lui non gli interessi granché. Perché funziona così. È inutile che ce la giriamo, ce la giochiamo. È così. E io credo che dovremmo ragionare su questo. Questo non vuol dire prendere la tecnologia e buttarla dalla finestra, fare le solite cose, o rosso e nero, ma per carità. Significa pensare al bene loro, a cosa vorremmo per loro, ma vorremmo anche forse anche un po' per noi, io credo. Io penso che il futuro abbia molto del passato. Ci siano delle cose del passato che sono molto futuribili. Per esempio farsi una chiacchierata. Passi una chiacchierata, una roba ottocentesca, però secondo me anche tra 20 anni è buona, o no? O dobbiamo essere delle monadi, delle cose che non parlano, non si discute. Ma io posso parlare con mia figlia con le emoticons? No, lei ci ha provato. Lei ci ha provato una volta, mi ha mandato una lunetta da deficiente gialla che... Ma dico, ma che vuol dire? Io gli ho risposto con una fetta di torta, perché ho visto che tra le cose, gli ho mandato una fetta di torta e lei mi ha detto, ma non è il mio compleanno. E io ho detto, lo so. Allora che c'entra? Niente. Perché quella, la luna così c'entra qualcosa? No. Se questo è, siamo due idioti che non parlano e si mandano di cose, ma neanche i naufraghi che mettevano le lettere dentro le bottiglie, già quelli erano dei letterati. Ma scusa, ma io non ho capito, ma perché? A che pro? Perché dobbiamo ridurci a questo? Ma va bene, cos'è il problema di dove ci vediamo a bere una cosa? Vabbè, mandagli sto WhatsApp. Poi però chiudiamo, facciamo un'altra cosa, ci sono anche altre cose, anch'io li uso in forza, per l'amor di Dio, non è che sto dicendo che io vivo su Marte. Io credo che dobbiamo avere anche un'idea critica delle cose che stiamo facendo e di ciò che... Ultimo discorso che riguarda la scuola. Mi dicono che in Parlamento giace una proposta di legge, giace nel senso attiva, non dimenticata, una proposta di legge che vorrebbe eliminare i voti dalle elementari alle medie superiori. Io trovo che sia una cosa spregiudicata e anche di pochissima intelligenza. Io penso che prendere un 4 sia molto sexy.
Io trovo che sia, io ne ho presi tanti, perché mi davano un certo non so che. Piuttosto che il 6 meno meno, io prendevo il 4, volentieri. Ah, perché voleva dire che il professore si accorgeva di me, che non avevo studiato niente, che non avevo fatto niente. Se mi avesse mandato avanti così, no, come si fa la carità a un poveraccio fuori dalla chiesa, non sarebbe stato un maestro. Giusto? Io quando ho preso uno una volta, mi è capitato, sono andato oltre. Allora si dava anche. In matematica. E mio padre tornava purtroppo a mezzogiorno, cioè a pranzo. Io avevo anche detto a mia madre, convincilo a tornare solo la sera, che così abbiamo un po' più di libertà. Niente. E quindi tornai e dissi a mio padre quello che era successo. Lui si sedette sulla sua bergère, che è ancora nel mio studio, e mi disse, senti, uno è matematica, accidenti. No, perché i 4 li prendono in tanti, vero? Quindi tu hai fatto una cosa eccelsa, cioè tu sei, cioè, non si danno gli 1. Io ho detto, effettivamente è così, cioè, è rarissimo. Quindi tu hai fatto una cosa assolutamente speciale. Effettivamente, adesso che ci penso, sì. Poi si alzò, disse, cerca di tirarlo su quell'1 prima di giugno, perché sennò per te le vacanze saranno il tuo Vietnam. Fine della puntata. Mai più parlato di matematica con mio padre. Perché così è. Anche quell'ansia che c'era andare a vedere i quadri alla fine, a giugno, ma era una cosa sana, ti faceva crescere. No, perché poi voi siete anche un po' così, un po' cinici a volte, mettete il 4 o il rimandato in rosso in modo che sia molto evidente. Sono tutte cose che ho conosciuto sulla mia pelle. Però era giusto, perché io ero un cavallino assolutamente senza regole e avevo bisogno di qualcuno che mi mettesse i finimenti e la sella. Avevo bisogno di questo, io provocavo per vedere se poi c'era un adulto, no? Che mi diceva quella cosa lì non la fai, punto, è finita. Allora sì, allora era un modo per crescere, perché quel cavallino non avrebbe fatto quel salto che avrebbe fatto se non avesse avuto regole, troppo lungo per le sue gambe, e se le sarebbe spezzate. Io mi sarei spezzato. Io avrei fatto sicuramente cose che mi avrebbero prodotto danno, non sto dicendo dal punto di vista così del corpo, diciamo, sicuramente della mente. Sicuramente della mente. Quindi questo credo che sia una cosa che noi dobbiamo insegnare con l'esempio, unitamente a 3 parole. La prima è cocciutaggine. La cocciutaggine è una cosa meravigliosa, è anche questa ottocentesca, però è stupenda. Voglio, assolutamente voglio fare quella cosa. E non c'è nessuno che mi potrà fermare, lo voglio. Voglio fare una cosa giusta, ovviamente, una cosa proba, però non ti devi aspettare il consenso. Io lo dico sempre ai ragazzi, quando tornate a casa alla fine della maturità e dite che volete fare una cosa, se sono tutti d'accordo, vuol dire che hai detto una mediocrità. Se tu annunci una cosa e la nonna sviene, la zia sbianca, la mamma gli viene il batticuore, vuol dire che hai detto una cosa intelligente. È sicuro che è così. Perché? Perché hai fatto una cosa che loro non si aspettano. È il compito degli adulti è credere nei ragazzi quando non te lo aspetti. Troppo facile
credere quando hanno preso la terza laurea. È nel momento della difficoltà che tu devi dire vai, non capisco bene la scelta che stai facendo, ma io credo in te. È la prima cosa che devi chiedere. Hai passione per questa cosa o no? O è una paturnia, una cosa che tra una settimana non ti ricordi più? Una ragazza me lo chiese, mi disse, ma lei, se fosse il mio professore, mi giudicherebbe per la passione o per la preparazione? E gli ho detto, purtroppo penso che tu sarai giudicata per la preparazione, ma è sbagliato. Perché la preparazione, per quanto possa essere, è una cosa abborracciata. Ti prepari bene per l'interrogazione di latino. Tre giorni dopo l'interrogazione di latino, siccome non ti importa niente del latino, te lo sei dimenticato. Se hai fatto una cosa con passione, sicuramente è rimasto qualcosa. E certamente è rimasto qualcosa. Quando io parlavo di passione con Renzo Piano, come fa a saperlo? Ho letto Paolo Fresu, Renzo Piano. Ah, bravo. I dirigenti leggono anche. No, io sono felicissimo. Allora, e lui mi raccontò come era nata la sua voglia di fare quello che poi meravigliosamente ha fatto in giro per tutto il mondo. E io avevo 19-20 anni, iscritto al primo anno del Politecnico di Milano. E volevo assolutamente incontrare un architetto, che era l'architetto dei miei sogni. Si chiamava Albini, un grande architetto. E dico, e come hai fatto? Come ho fatto? C'erano le pagine del telefono, ho guardato, Albini, architetto, via tal dei tali, numero. E quindi sono andato là. Ma quando? Allora in cui sicuramente c'era, non poteva non esserci, tipo le 8 del mattino. Quindi tu sei andato alle 8 del mattino dall'architetto Albini e hai suonato il campanello e si capisce. E chi ha risposto? Ha aperto una signora, un po' arrabbiata. Dico, cerco l'architetto. L'architetto non c'è. E quando torna? Non si sa! Boom! E ha sbattuto la porta. E tu cosa hai fatto? Il giorno dopo, alle 8, ho suonato un'altra volta. Sono andato avanti per 4-5 giorni. Al quinto è arrivato l'architetto. E mi ha detto, ma scusa, giovanotto, ma tu che vuoi? E io gli ho detto lavorare con lei. E cosa sai fare? Niente, assolutamente niente. C'ho una 500, se vuole andare da qualche parte la accompagno volentieri. Poi quando avete aperto sta porta ho anche dato un'occhiata, abbia pazienza architetto, però lei ha tutta la biblioteca messa male. Io sono molto alto, quindi se lei vuole, io senza niente... Io vengo lì, mi metto là, metto a posto tutti i libri per bene, insomma, faccio un servizio se vuole. Perché io volevo sapere un'altra cosa. Io volevo stare là, nello studio del grande architetto, per poter rispondere a una domanda che da sempre mi sono fatto. Come inizia un progetto? Un grande architetto come inizia un progetto? Scarabocchiando su un pacchetto di sigarette o sul retro della spesa di casa o su un grande tavolo da architetti. Come si principia l'opera? Se tu non sei lì e non guardi, non hai l'umiltà di dire io questa cosa qua non posso inventarmela per nessun motivo al mondo, io devo impararla guardando ogni gesto, ogni dettaglio, ogni cosa più minuta e prendere, abbeverarmi di quella passione, di quel tratto, di quella voglia di cancellare e di rifare tutto, di prendere la carta, buttarla nel cestino e rifarlo un'altra volta. Questo ti
Questa è una dote straordinaria. La seconda dote è il metodo. Senza metodo non si va. Anche questa è una parola ottocentesca. Io detesto che qualcuno mi dia un metodo, ma io ho un metodo per me stesso. Cioè, assolutamente, io mi alzo di notte, se non ho finito una cosa mi alzo e la finisco. Poi qualcuno penserà che sono un po' strano, però io devo finire così. E così ho fatto, perché sennò non avrei scritto 40 libri, ma questo è poco ma sicuro. Non è che scrivi quando ti va, cioè, no, l'artista quando gli va, ma sono... E l'ultima cosa è la gentilezza. Altra cosa, essere gentili, io lo trovo una delle cose, quando parlate di bullismo, di violenza tra i ragazzi, ecco, io credo che manchino esempi di gentilezza. La gentilezza non è stupidità, non è da persone che hanno poco, no, la gentilezza è del grande. E più grande sei, più sei umile, più sei curioso e più sei gentile. Sono queste tre cose che ti fanno grande. I grandi parlano, quelli che ho conosciuto io, parlano con grandissima semplicità. Quelli che citano ogni 5 minuti da Platone sono dei cretini ambulanti. Ultima cosa, finisco, vi libero, però è troppo bella, è successa 3 mesi fa circa. Dunque, io ho cominciato la mia vita professionale in un manicomio, dalla parte, no, lo dico subito perché uno dice lo sapevo, no, credevo, almeno mi sembrava di essere da quella parte lì, poi vai a vedere come stanno le cose, sono più complicate. E lavoravo con Franco Basaglia, che era quello che buttava giù i manicomi. Ad un certo punto mi chiama, mi ricordo, io lavoravo ad Arezzo, mi chiama e dice: guarda che arriva questo signore che è uno dei più grandi fotografi al mondo. E cos'è, italiano? No, francese. Non sa una parola di italiano. Magnum è il Pantheon dei grandi fotografi, è il club più esclusivo e lui fa parte da una vita di questo. Ve la faccio breve: arriva questo signore, io gli spiego che questa era una allora li chiamavamo ospedali aperti, perché si poteva entrare, vedere anche i genitori, venire, insomma, facevi quello che volevi. Io gli ho detto: guardi, lei sta qua, benissimo. E lì cominciò un rapporto straordinario. Io all'epoca era un periodo rock, capello, che dove? Abbia pazienza. Non solo rock, ma pure c'era una motocicletta un po' così, un po', e lui dietro, e andavamo per manicomi, lui faceva il suo lavoro, io poi andavamo a mangiare. Non c'è di peggio che andare a cena con un grande fotografo, perché i grandi fotografi sono muti, perché tutto quello che fanno lo fanno con gli occhi, non sanno parlare, poco. Bene, poi ci siamo continuati a frequentare Parigi, le cose belle. Poi, come succede nella vita, a un certo punto le strade si separano. Milano, la Fondazione Cartier gli organizza una enorme mostra alle sue fotografie. Io pensavo che non venisse, perché ho 86 più o meno. Poi d'inverno, e invece preciso, me lo ritrovo davanti dopo 40 anni. E ci siamo abbracciati, se ne frega, era troppo forte per noi. È stata una cosa meravigliosa. Bene. Dibattito.
ci sono io, c'è lui, c'è una signora che coordina. Lui dice, regò, poi c'era il mondo, tutte le foto stupende. Lui ha cominciato negli anni 50, tanto per capire, è una bella fetta di storia dell'umanità. Dalle Olimpiadi, alle modelle, alla moda, alle guerre, eccetera, eccetera, ai manicomi. Alla fine questa signora, un po', sapete come va a Milano? A Milano va che finisci la cosa perché c'è il prosecco. E quindi la gente aveva una certa... E quindi la signora, in maniera molto sbrigativa, dice, beh, vi ringrazio tutti quanti, c'è una domanda? No, c'è una domanda? E si alza un extraterrestre. Io lo vedo, l'avevo già visto, però detto, secondo me era muto. Si alza un ragazzo, alto, 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 secco, con la cosa, con il, come si dice, con la cosa col cappuccio, come si chiama? Le felpe. La felpa, tutta la felpa addosso, non si vedevano neanche le mani, un ciuffo di capelli rasta, insomma una cosa un po'... Io ho detto, con questo finiamo benissimo, secondo me, è proprio la ciliegina, un marziano che è arrivato a Milano. Fra l'altro era anche un racconto di Buzzati, sembrava proprio... Questo si alza con molta gentilezza, dice, posso fare una domanda? Con quel... Speriamo che sia breve... Scusi, signor maestro, ma lei come sta? E io guardo sto ragazzo e ho detto, questo è un genio. Assoluto. È la domanda più difficile, più bella, quello che avrei voluto io chiedergli. E lo chiedeva un ragazzo che principiava la vita. E voleva dire, ma come si arriva lassù sull'Everest? Come diavolo si fa? Con le raccomandazioni, con la bravura, con la fortuna, come si è arrivato? E poi quando lei che è già lassù, come si sta lassù? Vale la pena tutta questa camminata? Sarebbe come a dire, ora lei... che è vicino alla fine dei suoi anni, è felice, è contento, è sereno. Pensa quante cose ci sono dentro questa cosa qua. Pensa quanto è raro chiederci come stai. È rarissimo. Una delle cose. Perché? Sapete perché? Perché hai paura della risposta. È tutto lì. Perché hai paura che... magari quello è tanto tanto bene, no, e allora non hai tempo di sentire questo cahier de doléances, non stai lì, non te ne importa niente, e invece quello voleva saperlo ed è stata una cosa assolutamente strepitosa. Ecco, io penso che è esattamente quello che vogliono i ragazzi da noi grandi, capire da noi ne valsa la pena, ne valsa la pena fare tutta questa strada, no? Tante volte mia figlia mi dice, ma tu dove vai? Perché io sono sempre in giro, sempre. Mio padre mi diceva, io e te ci siamo incontrati sempre in stazione, mai in salotto. Io dicevo, papà, tu prendevi un treno dietro l'altro, io ho imparato. Appena ho potuto prendere i treni li ho presi anch'io, che dovevo fare? Me l'hai insegnato tu, ma è bello, è bellissimo, abbiamo qualcosa da raccontarci quando torniamo, no? È stupendo, cioè, c'è la voglia di vedersi, c'è la voglia di stare mezz'ora intorno a un tavolo a prendersi un caffè. Poi tanto lo sapevo che io sarei fuggito, io l'arte della fuga la conosco perfettamente. E quindi, ecco, questo è, dobbiamo essere maestri.
Un genitore è un capitano, è un grande capitano, non è un bancomat, non è un finanziatore, non è un venditore di case regalate ai figli, non è nulla di tutto questo. Dobbiamo essere la cosa più bella, più difficile, più emozionante, essere ricordati per qualcosa. Io lo trovo bello, spero che anche voi ci troviate qualche cosa di gioioso in quello che ho detto. Allora, Don Luca aveva ragione, il professore Crepecci ha messo tutti abbastanza in crisi. E adesso chiedo all'uditorio se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Quello che ci ha detto il professore ci spinge a farne poche di domande, però... Nessuno ci vuole cimentare con l'extraterrestre, che ha citato il professore. Grazie professore, perché a tutti noi ha dato una piccola scossa, molto di più di quello che riceviamo nelle pur brevi, troppo brevi, apparizioni televisive, dove per certi aspetti devo dire io la vedo sempre un po' corrucciato, un po' arrabbiato, probabilmente perché le domande che vengono fatte, no, lei ride, ma probabilmente quella non è la sua dimensione, e lo ha detto, la dimensione della diffusione delle notizie valide per tutti si avvale della tecnologia e quindi l'accettiamo. La dimensione che ci ha raccontato, quella dimensione che lei definisce ottocentesca, è la dimensione della semplicità del vivere in una realtà che semplice non vuole essere. È quella capacità di dire no, l'arte di dire no, in un momento in cui non diciamo no perché tutti gli altri però dicono sì. E allora quando lei ha parlato di coraggio, in effetti forse è lo studio, siamo rimandati a settembre tutti i genitori per fare un po' di attenzione e un po' più di studio al coraggio, ma il coraggio è inteso come capacità di essere non come tutti gli altri della chat dei genitori. Cioè il coraggio non è quello di partire a 18 anni, ahimè, quello sì che era un coraggio. Il coraggio è quello di non uniformarsi, di non omologarsi, avendo la scusa, ma anche la giustificazione qualche volta, che tutto ciò che circonda i nostri ragazzi, io direi i nostri nipoti, considerata l'età mia, va in un senso diverso da quello che io con tutta la buona volontà posso in qualche modo indicare. E allora, se questa difficoltà nell'evitare l'omologazione si può in qualche modo anche non accettare nella propria famiglia, nel proprio gruppo familiare, diventa difficile nel momento in cui c'è una vita di relazione, perché tutti quanti viviamo da omologati. Allora, lei ha descritto la piacevolezza dell'incontro, ha descritto la piacevolezza di cose semplici che in qualche modo rappresentavano anche il sentimento del limite che si aveva.
Io faccio umilmente coincidere tra le tante cose che si potrebbero dire nella perdita del senso del limite la caratteristica di questa nostra società. I genitori ponevano dei limiti perché sapevano che esistevano questi limiti. I ragazzi accettavano il limite della propria capacità o incapacità. Accettavano il voto e quegli scrutini a cui faceva riferimento. Accettavano il limite della propria mancata risposta a un rimprovero e non si portavano le truppe cammellate dei genitori e dei parenti per contrastare il professore o la professoressa che ha rimproverato. Cioè l'assenza del limite, probabilmente la contrastiamo provando non soltanto a far stare più all'aria aperta e a contatto con altre vite i nostri figli e nipoti, ma forse la proviamo anche riportando i ragazzi a fare dello sport che volutamente si dice dilettantistico, perché adesso c'è soltanto il professionismo nello sport. Noi abbiamo verificato che in tutti i piccoli gruppi dove c'è stata una valorizzazione del senso sportivo, almeno il senso del limite e l'accettazione del proprio limite esiste. Grazie. Guardi, due semplici cose. Quello che io ho imparato dalle persone che ho amato, differentemente amato, è la scomodità, che bisogna essere scomodi. E penso che il contrario sia la negazione della vita, cioè la ricerca della comodità. Adesso hanno questi neologismi, no? Comfort zone, non capisco cosa voglia dire. È come se un marinaio volesse la bonaccia, ma che scemo, un marinaio vuole la tempesta perché la sa governare. La bonaccia che ci fai? Soffi sulle vele. Quindi l'arte della scomodità è, tutti i grandi sono stati scomodi perché tutti i grandi non hanno mai cercato il consenso. E chi cerca il consenso è un poveraccio, perché non ha proprie idee, non ha proprio un proprio pensiero, allora cerca un consenso come consolazione. Ma l'unico senso della cosa è essere scomodi, avere il coraggio di essere scomodi. Ma non per professione, scomodo che ti viene naturale, a me viene naturalissimo. La seconda cosa che riguarda i limiti, sì, me l'hanno detto anche a me, da ragazzo, e ho pensato che i limiti fossero così, uno steccato. Poi ho capito il senso del limite. Il senso del limite è superare il limite. Cioè, tu devi conoscere i tuoi limiti per poterli superare. Come fai a superarti se non conosci i tuoi limiti? Quindi tu c'hai una prima parte della vita in cui devi capire che cos'è un limite. Ecco perché è importante il 4. È un limite. Se tu non prendessi un 4, non potresti mai prendere un 8. Cioè, non potresti mai fare qualche cosa di più ardito, di più unico forse, no? Che poi è questa cosa che c'è, questa lotta contro la diversità. Ma io penso che chi detesta la diversità è semplicemente perché la invidia. Io credo che ci sia un sacco di gente che invidia i diversi perché sono migliori.
È indubbio. Caravaggio era uguale. Scusate, era parecchio diverso. Solo che il pitturuccolo della domenica non poteva altro che invidiarlo, dire che era un drogato, un delinquente, una cosa, no? È così, funziona così. Quindi bisogna dire ai ragazzi, la diversità è una... Siamo tutti diversi, siamo 8 miliardi di diversi. Poi certo che c'è qualcuno che vorrebbe che fossimo molto più omologati, molto... quello che abbiamo in tasca è uno strumento di omologazione, non c'è dubbio, non c'è il minimo dubbio, però questo dipende anche da noi, è il discorso delle balene, se tu vuoi rinunciare alle balene, poi non... ecco, la cosa importante è non venite a lamentarvi, ecco, questo è insopportabile, la gente che si lamenta è una roba, il mio studio è pieno di lamenti. La gente viene, parla della suocera, i figli, è la cosa, è Berlusconi, mamma mia. E poi tu gli dici, e adesso detto tutto sto cahier de doléances, cosa vorresti cambiare? Niente. Io non sono venuto qua per cambiare, io sono venuto qua per sfogarmi, la pago e domani ricomincio. Questa è una cosa terribile. Però è così, perché è difficile cambiare, è molto complicato cambiare, ci vuole coraggio a cambiare. Una piccolissima osservazione e vorrei sintetizzare, conoscere la regola, essere nella regola, andare oltre la regola, ecco il segno della maturazione e della maturità, non per... dire a me la regola non interessa, ma quando anche andando oltre la regola e la legge, rispettando i limiti ovviamente, si riescono ad ottenere risultati che si sono perseguiti con grandi sacrifici, perché non è facile. A livello dello studio, a livello dell'arte, a livello della creatività, a livello... Questo è molto importante perché non solo dà senso allo sfidare se stessi, non gli altri, perché se lo fai per metterti contro gli altri non ottieni niente, ma se devi raggiungere un obiettivo per diventare anche utile a te stesso. Però serve per accrescere esperienza, confronto, superamento delle difficoltà e cercare di stare sempre nelle regole. Non è facile, però è una sfida molto interessante che aiuta molto nella maturazione della vita. Professore, una domanda. Lei ha fatto degli accenni, no? Parlando, mi chiedevo l'importanza della vita interiore, di ciò che non si vede, no? Di ciò che è nascosto, quella che noi chiamiamo la spiritualità, che noi abbiamo in qualche maniera anche, siamo stati forgiati dai classici, no? Virgilio, Omero, e poi per chi... come me ha conosciuto le Sacre Scritture, il Vangelo, Gesù. Oggi l'impressione, no, che tutto deve essere visibile e quindi si cura solo l'esteriorità, quello che si vede, no? Per cui la dentatura del mio figlio, per cui anche la fisicità. Io vedo che i ragazzi ci tengono molto, no? Ed è una cosa anche bella. Ho l'impressione che ci sia proprio un deficit di spiritualità, un deficit di interiorità. Ecco, volevo un po' sapere la sua opinione su questo. Ma io non so se sono adatto a rispondere a questa domanda. Certo, da laico anch'io ho una mia spiritualità.
Anch'io, come lei, paura che piano piano, gradualmente, lo spessore della nostra pelle si stia assottigliando e quindi quello che è fuori è dentro, quello che è dentro è fuori. E questo credo che possa portare a un cambiamento anche forse pericoloso dell'umanità. E la spiritualità ha un senso proprio in quella parola che ho pronunciato prima, della diversità. Perché ciò che ci rende diversi è esattamente la nostra anima. Se lei prende due fratelli gemelli omozigoti, cioè identici dal punto di vista biologico, il giorno che gli morirà la madre, svilupperanno due lutti diversi. È impossibile che siano identici. E questa è la nostra... Poi tutto il resto è abbastanza banale. È un po' come la differenza che c'è tra moda e stile. È una questione di libertà. Oggi c'è moda. C'è molta moda, non solo nella moda. L'altro giorno ho incontrato una famosa influencer, è veramente inquietante che una pensi di essere un influencer. Poi ce n'era un'altra che mi ha detto che faceva la thinker. Io ho detto: scusi, cosa intende? Mi dice: thinker, penso. Ah, dico, lei pensa, vuol dire che gli altri non pensano. Dico, ma lei ha un livello di arroganza alto, forse c'è anche qualcun altro che pensa oltre a lei, quindi. Però è quello che si vuole, quello che si cerca, quello che... Questa è la moda. Poi c'è lo stile. Lo stile è tutta un'altra cosa. Lo stile è quello che pensi tu. È il tuo stile di vita. Sono i tuoi autori che leggi, il cinema che hai preferito, i luoghi dove sei andato in villeggiatura, o le città che preferisci, questo è il tuo stile. Ma lei sa che ci sono dei luoghi instagrammizzabili? Questa è un'altra cosa terrificante. No, perché noi stiamo, senza accorgercene troppo evidentemente, perché sennò non dormiremmo la notte. Questa anche qui, una ragazza, perché sennò devi andare alla fonte. E dice: cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei luoghi che sono instagrammizzabili. Fammi un esempio. Ponza era preparata. Ponza, ma non, dice lei, tutta Ponza, tutta l'isola di Ponza. Ah, dico, meno male. E quindi c'è un punto, certo, c'è un punto di Ponza dove tu ti metti lì, ti fai un selfie, lo metti su Instagram e c'è un sacco di followers. Capisce dove il cervello diventa sabbia? È veramente spaventoso. Noi, pur di vendere questa cosa qua, stiamo veramente rendendo dementi una nuova generazione. Dementi e anche insicuri. Scusate, lo dico perché mi preme questa cosa di Instagram. Facciamo un esempio. Oggi, Patrizia, 16 anni. Qua in città, ha passato 2 ore a farsi dei selfie, di qua, di su, brava, 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 finché non trova la fotografia giusta, secondo lei. Prima di metterla, siccome proprio non è proprio, gli danno un ritocchino con le app giuste, e quindi diventa bellissima, pazzesca.
Dopodiché questa sera va a prendersi un aperitivo, dove ci sono dei ragazzi che lei conosce e dei ragazzi che lei non conosce. Ci siamo? E succede questo. Pietro, che lei non conosce, scusa se te lo dico, no, perché questa qui era pazzesca, non sarai mica tu, vero? No, perché tu, sì, insomma, diciamoci la verità, non è che sei un granché. Questo è quello che succede. No, se la tua identità è questo, la sera quando torni cosa pensi di te? La tua autostima va a 5.000? Siamo sicuri? Poi ti fai del male, perché pensi che se questo è il mondo, io che ci posso fare? Cosa faccio? Mi cambio i connotati con un'app? Quello che è possibile, l'hanno pure fatto, io conosco delle ragazze i cui genitori hanno pagato interventi estetici a ragazze di 17, 18, 19 anni. Una cosa terrificante. Allora, ecco, dov'è la spiritualità? Non lo so, cioè bisogna... Non è che bisogna trovarla, bisogna secondo me anche premiarla. Cioè io penso che in una scuola vada premiata la spiritualità di una persona, il suo modo di vedere strano le cose. Cioè se un ragazzo, una ragazza si mette a leggere uno strano poeta caraibico che non è nel programma, è una sua spiritualità, perché ci passi la notte a leggerlo, è meraviglioso, si chiama passione, si chiama ardore, si chiama tutte queste cose qua, che hanno a che fare con il nostro spirito, non con i nostri muscoli addominali. Però se poi l'unica cosa è questa, io non so, cioè non so, io penso che ci voglia anche, però, anche un po' di ironia, anche un po' di sarcasmo, anche perché se no accettiamo tutto e veramente facciamo parte della baracca, che è veramente intollerabile. Quindi io credo che anche un adulto gli dica: ma fatti sto selfie, ma per carità, ma vai instagrammizzabile, cioè tu vai, scegli una vacanza instagrammizzabile, ma sei scema, quanti neuroni ti sono rimasti? Scusa, ma poi un padre non paga, non deve pagare, è proibito. Dice: vado a Ponza a instagrammizzare. Ma per carità, non ti do neanche 5 euro. No? E io penso che ci voglia anche un contrasto, anche forte, usando appunto i modi, naturalmente, non la violenza, ma i modi, l'intelligenza, l'arguzia, perché sennò dai, fa ridere. È un mondo che fa ridere. Allora, bisogna anche dirlo, ci sarà anche Zuckerberg, però a me fa ridere, francamente fa abbastanza ridere. Penso che dobbiamo ragionare su questo, poi sul futuro vedete voi, vedete, provate a vedere qual è il futuro. È complesso, molto complesso, non l'abbiamo capito? Sarà meglio che lo capiamo presto. L'altro giorno un signore americano, stavamo parlando a Roma, e mi ha detto: io devo andare a Pisa. Io, bene. Dice: come ci vuole andare? E dico: guardi, io italiano glielo dico come si fa, o col treno o con la macchina. No, no, ma io ho la macchina. Dico: benissimo, quanto ci vuole? Ma guardi, ci vorrà 3 ore, insomma, dipende da che macchina c'ha. No, io ho preso in affitto una Lexus. Ah beh, allora ci vuole poco, perché corre la Lexus. No, ma è elettrica. No, allora ci vogliono 9 ore.
perché deve stare ogni 100 km, deve stare 40 minuti se ti va bene a caricare la macchina, se poi ce ne sono già 10 davanti, quei 40 minuti diventano 2 ore, se poi ci sono 42 gradi all'ombra lei muore di infarto, quindi non lo so se deve andare a Pisa. Prenda la Lexus e si faccia una giratina sul Lungotevere, faccia vedere che lei è un gran signore e poi la parcheggi subito, però, perché potrebbe lasciarla a piedi. Questo è il futuro? Siamo sicuri? Questo è quello che sta succedendo, eh? È il futuro. Boh. Cioè adesso mettiamo tutti, c'è una legge europea, mettiamo tutti in tutte le città d'Europa, lo dico qui, in questo trionfo del barocco, in tutti i tetti devono esserci cose fotovoltaiche. Ma io dico, ma chi l'ha scritta questa cosa qua? Un contadino danese. Ma tu lo sai che cos'è un centro storico di una città straordinaria come la nostra? Vogliamo mettere tutti gli specchi? Ma sei scemo? Che cosa c'hai nella testa? Ma è una cosa terribile. Pensi lei qua, tutti gli specchi che s'abbronza. Ma io non lo so. È una cosa, è una legge, non è una battuta di spirito, è una legge. Oppure andate a Taranto e comincerete a vedere il nuovo sito dell'eolico flottante. Attenzione, lo metti anche a Venezia? Tutte eliche flottanti sul Canal Grande? Ragioniamo o no? Questo vuol dire ragionare il futuro. Ragionare il futuro vuol dire una cosa complicata. Probabilmente vorrà anche dire una cosa molto difficile da pronunciare, che vuol dire riduzione dei consumi. E questo bisogna spiegarlo ai ragazzi, per esempio. Perché se vogliamo, perché adesso siamo 8 miliardi. Io i 10 miliardi probabilmente non li vedrò, però mia figlia abbondantemente li vedrà. Forse vedrà anche 12 miliardi. E chi consuma? In Nigeria arriveranno tra un anno e mezzo circa 300 milioni di abitanti, più dell'Europa. Solo la Nigeria. Allora, o hanno energie, fabbriche, eccetera, o verranno qui. Sono 300 milioni, non sono pochi, eh? Allora, pensiamo a queste cose o no? Perché non so se le pensiamo, perché sono le mode, le cose, no? Macchine elettriche, le cose, fotovoltaico. Vai, vai. Un telefonino consuma di più. 30 anni fa non c'erano. Che aveva un albergo con l'aria condizionata 30 anni fa era raro. Adesso ce l'hanno anche le catapecchie, un qualsiasi bed and breakfast da 50 euro c'è l'aria condizionata. E chi paga? È questo il senso della responsabilità civile. Possiamo pensarlo noi, lo devono pensare loro, ce lo diranno loro, che ce lo dicano. Lasciamo questa responsabilità e ci dicano come vogliono vivere, incontrarsi, vogliono stare tutti in casa e parlarsi con Zoom. Non lo so, vediamo, non lo so. A me interessa molto questo cambiamento, molto, moltissimo. Se solo in Lombardia 60.000 persone hanno lasciato il lavoro dipendente volontariamente, guardate che questa è una rivoluzione enorme. Noi siamo cresciuti col lavoro fisso, c'era gente che faceva qualsiasi cosa pur di andare a lavorare in banca, perché c'era la quattordicesima. Se adesso 60.000 lavoratori lasciano il lavoro fisso per non si sa bene che cosa, il lavoro web, speriamo bene, non so,
Non so se è quello che, sta, che è accaduto, non sto raccontando cose strane. Quindi su questo io penso che dovremmo, ecco, per fortuna, diciamo, abbiamo ricominciato a parlarne, abbiamo ricominciato a aprire le porte, abbiamo ricominciato a frequentare un bellissimo chiostro come questo, abbiamo cominciato, continuiamo a pensare, a ridere, a fare una battuta. Netflix per la prima volta ha iniziato ad avere dei contratti, dei cali nei contratti, quindi insomma, ecco, forse poco poco una direzione diversa, forse poco poco c'è. Certo, bisogna inseguirla, bisogna curarla. Le sue provocazioni oggi ci hanno illuminato, perché nelle scuole il coraggio di dire no ai ragazzi, mi creda, c'è ogni giorno. C'è ogni giorno anche il coraggio di dire no ai genitori, che a volte sono troppo protettivi. Lo facciamo con tanta difficoltà. I professori mettono ancora i quattro, sono costantemente assediati dai dirigenti per primi, dalle famiglie, però ci proviamo, ci proviamo. Grazie. Grazie davvero al professor Crepè e a questa opportunità che abbiamo avuto stasera. Grazie a tutti per l'attenzione, per la partecipazione. E io voglio solo ricordarvi. Posso dire e parlare? Sì. E un'altra cosa soltanto, domani sera saremo di nuovo qui perché riprende quest'anno Dialoghi al Pozzo, la rassegna ideata dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali in collaborazione con Portalecce. E sarà qui Don Dario Viganò, prefetto del Dicastero Vaticano per le Comunicazioni. E in preparazione alla giornata mondiale delle comunicazioni che celebreremo il 29 maggio prossimo, ci parlerà del tema che quest'anno ha scelto Papa Francesco: ascoltare con l'orecchio del cuore. L'appuntamento sarà qui e sulla pagina Facebook di Portalecce domani sera alle 20 per chi non potrà presenziare. Buonasera a tutti e grazie ancora.